Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Sì, sono vestito come lo scorso episodio perché lo sto registrando subito dopo, semplicemente per questo motivo. Per una questione di tempi, quindi oggi siamo tornati nell'ennesimo appuntamento settimanale di Bad Drivers of Italy, episodio 39. Non ho capito come sia possibile, ma va bene così, grazie mille per il supporto che mi date sempre a questa bellissima serie. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se non lo fate, vengo a cercare e vi picchio, non riuscivo a prenderlo il telecomando. Vi lascio sempre in descrizione il link ovviamente del canale di Bad Drivers e il link ovviamente del video originale. Andate a supportare anche loro perché è giusto così. E iniziamo perché ho voglia proprio di scoprire come hanno guidato anche in questa compilation che si chiama Svolta Cieca. Non mi ispira tanta fiducia. Ho paura. Dai, via. Almè, siamo ad Almè. Vediamo cosa combiniamo ad Almè. Quel furgone non mi ispira fiducia, l'ho visto di sorpasso. E infatti. Bene. Oh, Caltanissetta, c'eravamo anche nello scorso episodio. Andatevi a recuperare ovviamente la compilation completa a fine video, mi raccomando, perché ci sono 39 episodi fantastici. Brembate. Sei contro mano, amico? Va bene. Maestre, oh, torniamo a Maestre dopo tanto tempo. Questo fa la finta, eh? Si fa la finta di uscire dopo tutto viene avanti. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Cosa sta facendo questo? Non lo so, ma stiamo buoni, non cominciamo con le parolacce perché sennò mi arrabbio. Intanto Vignole e Borbera. Vi chiedo sempre scusa se sbaglio le pronunce. Ecco appunto. Ah, se l'ha fatto da sinistra lui. Su quel canale là. Se l'ha fatto tutto di là lui, vabbè. Edolo, Edolo. Madu. Non diciamo queste cose che dopo devo censurare. Non ho voglia. Migliarino. E magari stare sotto se sei lento. Non so. Vedete, eh? Qua per una volta di. Però un po' eccessivo. Però sono d'accordo con lui. Pescate. Morto. È morto, palesemente è morto. Mattarello. Va bene. Un insulto e passa la paura. Paladina. Vabbè, ma questi sono sciocchezze. Sti su. Oddio, aspetta, come l'ho detto. Calmi, cosa sta combinando questo? Arriva la pula! Arriva la pula! Dai che lo pia, dai che lo pia! Adesso godo, adesso godo. Occhio. Ah, godo! Tiè! Visto perché non dovete farlo, se no la pula vi ferma. Ci vi date a Camuno. Non riesco a leggere, sono anche scemo. Si fanno sorpassi doppia linea continua. Questa? Città di Castello? Catello, scusatemi. Oh dai, so, muovete. Quanto cos'è? Chi vuole aspettare? Cos'è fa? Ah no, volevo pensare che voleva andare dall'altra parte. Serravelle scrivia. Numeri. Loro c'è solo. Guardala, guarda. A momento ammucchia. Vabbè. Quartus Sant'Elena. Io non ce la faccio a parlare. Ah, passa con il rosso e taglia anche tutta la strada. Perfetto. Nicolù Losi. Si fa numeri. Oddio. Nella tangenziale famosa barra come? Ovest Milano si fanno numeri. Scandicci, non ce la faccio a parlare oggi, sono scemo. Tu devi dargli la precedenza, però c'hai i rettangolini davanti, dagliela. Loreggia. Non diciamo se parole. Mi viene anche il raffreddore. Torniamo a Città di Catello. Corigliano Scalo. Sì, è bloccato lo sterzo, cos'è?
Non ho capito che è successo. Se... Vabbè, Genova. Non riesco più a parlare, mi sto prendendo raffreddore, aiuto, sto morendo. È matto. Bergamo! Vai, facciamo passare anche il telecomando con il rosso. Vai, tutti! Va bene. Padova! Gli amici Padova. Amico. Vabbè, vuole avere ragione. Va bene. Breno. Vai. Vabbè. Classico. Torniamo a Bergamo. Scusami, mi piace troppo dirlo così. Chiedo scusa se c'è qualcuno di Bergamo che mi segue. Genova. Se fanno con tutte le città, che problema c'è? Che è successo? Attenzione, attenzione. Questo qua è sceso e tira un cazzotto a tutti, eh. Questo è sceso e tira cazzotti a tutti. No, anche dall'altro lato c'è. Accerchiato. Partegnone. Che è palesemente Pordenone Tarocco. Grande. Lucca. Scusate se sbadiglio, ma sono morto, non ce la faccio più. Marghera, numeri. Ma non dormo da una vita, quindi ci sta avere un po' di sonno, scusate. Torniamo sempre a Bergamo. Bergamo Edition qui. Ma sì. Vabbè, tanto. Mesola o Mesola, sempre chiedo scusa la pronuncia, perché sono... Grazie, un augurio a Pingo del Futura che dovrà editare questo video. Stezzano. Numero. Allora, tecnicamente è iniziato il sorpasso dove poteva, però l'ha concluso dove non poteva. Occhio. Dettagli. Ma Perugia, intanto. Va bene così, va bene così. Non mi faccio domande. Non mi faccio domande. Concludiamo qua il video, che è meglio, perché sennò uno si può arrabbiare. Quindi spero che questo video reaction assurdo a sti piloti di Formula 1 pazzeschi vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanina. Se non fate, vi vengo a cercare il picchio con il telecomando e vi passo il raffreddore occhio. Perché un attimo che si trasforma in febbre ed è finita e vi rovinate l'estate, non vi conviene. Non ce la faccio più, quindi seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube, se volete su TikTok. Su TikTok, non riesco a dirlo più, va bene. Se possibile altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire... Concludiamola così. Bergamo! No, Pinguele. Ciao e... Mamma mia, che piloti Formula 1.